Buongiorno. Ieri si è festeggiato il giorno della memoria, l'Olocausto degli ebrei a Auschwitz. Cosa bellissima, cosa che bisogna fare. Però è anche l'occasione per festeggiare il giorno della nostra memoria, perché anche i meridionali sono stati massacrati, sono stati trucidati, sono stati in vari modi spogliati di ogni possibilità di guardare al futuro, non con gli occhi degli umiliati ed offesi, ma con gli occhi di un popolo che ha una storia. Per il giorno della memoria, quindi, per fare un abbinamento con la memoria degli ebrei e con la memoria dei meridionali, un altro popolo massacrato, il popolo del Sud, Nando Dicè, il presidente di Insorgenza Civile, ha scritto un dialogo della memoria tra un ebreo e un meridionale. E io lo voglio recitare. Recitare non vuol dire falsare un messaggio, ma vuol dire citare di nuovo. Quindi in qualche modo farlo proprio. Recitare. Quindi dialogo della memoria di Nando Dicè. La morte, sai che dipende dai vivi. Io sono morto a Daku, mi sono morto a Fenestrella. Io sono stato deportato in treno, mi sono stato deportato a Pera, Goppi Carabestiano. Io avevo una moglie e due figli morti sotto le bombe. Pure teneva una moglie e tre figli, fucilato tutto quanto, con una brigante, senza processo. Io sono stato casato, sono stato sciolto, sciuovato, dinda calce viva. Io ero un calzolaio a Praga, io ero un umasta, un imprenditore, in Mongiana. Io sono stato ucciso perché ero me stesso, perché di religione ebraica. Pure io ero me stesso. E sono stato ucciso, non sai perché? Perché ero cattolico. Io sono stato deportato solo per quello che ero secondo loro. Pure io, frate, pure io, primi te. Io ero un popolo, non avevo mai avuto la necessità di uno Stato, ma ero una nazione millenaria. Gli faceva parte di una nazione, teneva uno Stato ed era un popolo da sempre, da 800 anni. Io dopo essere stato massacrato ho vinto la guerra, unico caso nella storia. A me, dopo che mi hanno massacrato, mi hanno detto che mi massacravano pure bene mia, è una storia che fa acqua da tutte parti, è una storia a cui non ci si può credere. Io dopo lo sterminio ho avuto il mio Stato. Io dopo lo sterminio sono diventata una colonia. I miei eredi di oggi sono nel governo dell'ONU, dell'FMI, del FAO. E ho anche la bomba atomica. E i minuti erano nemmeno un lavoro. Non ci pensa nessuno. E si spara un trick track, un fuoco d'artificio, eh? Ma vengono pure ad arrestare. Vengono ad arrestare. Noi oggi abbiamo detto basta e possiamo fregarcene anche delle risoluzioni dell'ONU. I miei l'ONU se ne fottono e basta. Il mio Stato era un deserto che è rifiorito col nostro lavoro. Il mio era un paradiso naturale, il giardino d'Europa. E ne hanno fatto un cesso, pieno di immondizie, di scorie radioattive. E tutti quelli che governavano, nessuno vedeva. Sta diventando la pattumiera d'Europa e addirittura adesso, ancora oggi, invece di andare avanti, mentre gli altri stati dismettono gli inceneritori, la nostra regione Campania ne ha programmato degli altri. Ci vogliono fare ammazzare tutti, morire di tumore. I miei eredi oggi hanno uno stato con disoccupazione zero, alta tecnologia,
e più nessuno pensa che siamo geneticamente diversi. E i miei non erano uno Stato, perché lo Stato non ci pensa. E l'hanno convinto che la disoccupazione è una questione di nascita. E per quello che riguarda la tecnologia, usiamo quella scartata dagli invasori. E ce ne fanno pure una colpa. Grazie al mio sacrificio, i miei eredi hanno una pensione a vita, che pagate pure voi. Grazie al mio sacrificio, lo Stato mi chiede i soldi per pagare pensioni tutto quanto, mentre le toglie a chi fatica e stende per campà. Grazie alla mia morte tutti gli ebrei del mondo sono ritornati a casa. Dopo la mia morte quasi tutti i meridionali sono emigrati per il mondo. Sono in America, in Venezuela, dappertutto. E ancora adesso emigrano. Ancora adesso i più fortunati stanno a Milano, a Torino, perché qua non c'è lavoro. Non hanno creato il lavoro, non hanno voluto crearlo. Oggi nei luoghi del mio massacro si celebra la mia memoria. Oggi, ad umana massacrata, si festeggiano i miei massacratori. Piazza Cialdini, Piazza Garibaldi, via Nino Bixio, via Cavour, Corso Vittorio Emanuele e quando più ne vuoi. Nelle mie piazze ci sono solo gli eroi della nostra liberazione. Nelle mie piazze ci stanno solo gli eroi dei miei massacratori. Chi ci ha genericamente additati come inferiori è oggi messo alla berlina dalla scienza. Chi ci ha geneticamente pittati come inferiori tiene musei intestati, allievi famosi e sono normalmente studiati nelle università dello Stato italiano o italiano, come si vuole chiamare. I miei eredi oggi sono in tutte le banche e agenzie di rating. I miei eredi non tengono nemmeno una banca. Riempiono solo l'agenzia di disoccupazione, l'ultima banca che tenevo, banchinaro, l'hanno chiusa, l'hanno inserrata. I miei eredi hanno il giorno della memoria, i miei non tenevano i giorni di pace e se per questo nemmeno la memoria ce l'hanno rubata. Oggi posso dire ai miei che non sono morto invano. Oggi posso dire ai miei che mi sono rubato pure la livella e dipende pure da voi. A tutto quanto, si sono morti in vano, e mo non mi invita a capo, e facite male qua sotto, e a mannanza, e tammo chianto, e pigliamma a mazzo. Sud, risorgi!